Sveglia, Zack! Zack e Miri si conoscono dai tempi della scuola e da anni convivono come se fossero sposati, facendo anche non pochi salti mortali per pagare l'affitto e le bollette. Sono amici da così tanto tempo che tra loro non ci sono assolutamente segreti né tabù. O meglio, ce n'è uno, l'amore. Tra un po' non avremo più un tetto sulla testa. Perché ti fai sempre in quattro per quella ragazza sapendo che non te la darà mai? Quando la loro situazione economica precipita e i due ragazzi si ritrovano senza acqua né luce, a Zack viene l'idea di produrre e interpretare, insieme a Miri ovviamente, un film a luci rosse. Che film hai fatto? Oh, soprattutto film per uomini. Tipo Arma Letale, tipo quello. Superate le comprensibili ritrosie iniziali di Miri, adesso non resta che mettere insieme una troupe e un cast valido per il loro film. Questa è la classica situazione in cui una persona disperata si decide a fare sesso per soldi. Che c'è? Facciamo un porno! Due amici trentenni, una troupe sgangherata e un'idea piccante per far soldi rapidamente e risollevare le proprie condizioni finanziarie. Questa, in due parole, è l'idea alla base di Zack e Miri, Amore a primo sesso, la commedia porno romantica diretta da Kevin Smith, che arriva in Italia con 3 anni di ritardo rispetto alla release americana. Seth Rogen è assolutamente irresistibile nel ruolo di un ragazzone che si ritrova ad affrontare la scoperta di un sentimento forte e ricambiato per l'amica di sempre, Elizabeth Banks. L'amicizia. Chi si aspetta una commedia romantica e inoffensiva farà forse meglio rivolgersi altrove. Va detto però che se i dialoghi e certe situazioni non sono assolutamente da educande, a stemperare il tutto c'è l'ironia giocosa, scorretta e sagace di Kevin Smith, oltre che la tenerezza e la veracità del sentimento che emerge gradualmente tra i due protagonisti. Incredibile! Ero venuto a consegnare del latte e guardate che sta succedendo! Da giugno al cinema!